quante sono le banalità che ho disseminato in questi caffè? Buongiorno, buongiorno e buon caffè, uno in più. A volte ho proprio questa impressione che i miei pensieri che raggruppo mentre cammino per strada, mentre leggo qualcosa in modo particolare, mentre vedo delle situazioni che immediatamente mi fanno accendere qualcosa e mi cominciano a far elaborare una catena di pensieri che mi porta a produrre alla fine un caffè. Ecco, a volte mi sembra che questi spunti, queste idee iniziali possano essere veramente delle gran banalità e mi stupisco nel vedere come queste banalità invece vengono accolte in maniera attenta, paziente, profonda. E alla fine sono arrivato a questa convinzione che se vogliamo veramente guardare la realtà con uno sguardo diverso, non esistono banalità. Esistono scintille che possono apparire banali, ma che per qualcun altro diventano l'inizio di un incendio, diventano la capacità di guardare più in profondità, di scavare dentro l'alba, di scavare dentro le parole per trovare dentro quel tesoro che magari cercavano da tempo. E quindi noi siamo soltanto lanciatori di semi, così, magari anche un po' ammaccati, un po' noi, e i semi in particolare, ma che alla fine da qualche parte attecchiscono, perché c'è qualcuno che li sa pulire, valorizzare e fare diventare propri. Siamo veramente busta e non lettera, siamo qualcuno che veicola idee agli altri, ma poi sono gli altri a renderle veramente grandi. E quindi la grandezza del caffè siete voi, non certo io. Ci mancherebbe altro che mi abbia anche solo sfiorato questo pensiero. O forse dovrei dire siamo noi, perché grazie a quello che scrivete, che dite, che condividete, mi aiutate a essere sempre più capace di trovare spunti da regalare a tutti, perché dentro la mia banalità voi sapete vedere il sole. Buongiorno e buon caffè.